Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Linea Diretta, sempre qui su Teletruria. Anche oggi parleremo di sanità, ne parleremo però in una maniera un po' diversa, direi soprattutto moderna. Siamo con il direttore generale del Centro Chirurgico Toscano, il dottor Stefano Tenti. Bentornato, non più benvenuto. Grazie dell'ospitalità ancora una volta. Ormai Teletruria è un po' casa sua, perché ci conosce bene. Oggi, dottore, parleremo naturalmente di sanità, come giusto che sia per una struttura importante come la sua. Anche perché io di questo un pochino forse mi intendo. Non solo, lo scopriremo nella seconda parte della nostra trasmissione, ma vogliamo parlare di sanità e di tecnologia, che ormai sono due cose veramente inscindibili. Sì. Prima di cominciare a parlare con il nostro ospite, io vi ricordo che con il numero che vedete in sovraimpressione potete chiamare e poi la regia ci passerà le telefonate in diretta che potete fare direttamente al nostro ospite, oppure potrete scrivere una mail, sempre in sovraimpressione l'indirizzo, e ci penserò io a riportare le vostre domande, le vostre curiosità al nostro ospite, che sicuramente risponderà con grande piacere. Dottor Tenti, come dicevamo, sanità, soprattutto diciamo in chiave moderna, e tecnologia vanno ormai di pari passo. Sì, vediamo di inquadrare, se mi è consentito, l'argomento. In una città di provincia come la nostra, non piccolissima ma certamente non grande, il luogo in cui si concentra di più la tecnologia è certamente l'ospedale. Alcune attrezzature tecnologicamente avanzate oramai le conoscono tutti, insomma, la TAC, la risonanza magnetica, ma insomma è facile immaginare che non al comune, ma nemmeno alla centrale di polizia, immagino, non nella fabbrica Orafa, ma nell'ospedale si concentra la maggior quantità di strumentazione e comunque di tecnologia moderna, digitale, non digitale, comunque, e di organizzazione del lavoro che serve per poter utilizzare al meglio questa tecnologia. Ovviamente non basta avere un computer se uno non lo sa usare. Questo è vero, perché ormai anche l'aspettativa del cittadino, visto che la modernizzazione coinvolge tutta la società, si aspetta tanto quando si parla di salute. Ormai c'è una capacità anche di capire quanto possa essere importante la salute, e quindi si fa attenzione a quello che andiamo. Quando io ho cominciato a lavorare, oramai sono passati diversi decenni, al dottore era realmente consentito tutto. Brutto dirlo, ma rende l'idea. Praticamente il medico e il chirurgo avevano quasi la licenza di uccidere. Ovviamente non era una licenza utilizzata nella accezione che qualcuno può immaginare, però difficilmente al medico venivano rimproverati errori che, essendo una persona umana, sicuramente commetteva. Oggi forse gliene vengono attribuiti anche un pochini di più di quelli che in realtà continua a commettere. Allora, cos'è l'errore del medico? L'errore del medico è un danno al paziente. Il danno maggiore è la morte, ma anche se non si arriva a questo estremo, danni se ne possono fare. Purtroppo bisogna dire, non è che se ne possono fare, è inevitabile farli. Allora, la tecnologia, tra le altre cose, ci aiuta moltissimo. Al Centro Chirurgico Toscano abbiamo cercato di esaltare questo concetto, a prevenire questi danni, a gestirli in maniera tale, questi rischi di creare un danno. Faccio un esempio. Una delle cose più classiche che capitano in un ospedale e dalla quale bisogna guardarsi bene sono le cadute. Classicamente una persona magari anziana che è stata operata stamani mattina, tutto è andato bene, stasera si addormenta come si spera, come è normale che sia, si sveglia alle 2 di notte, un po' per l'effetto, che ne so, tardivo dell'anestesia, un po' perché è anziano, un po' perché è in un ambiente che non è il suo, non si ricorda di essere stato operato, non fa mente locale, ha bisogno di andare in bagno, si alza non ricordandosi che magari è stato operato al ginocchio e quindi, come mette i piedi in terra e si tira su, cade. Questa caduta può essere senza conseguenze, ma può creare un danno enorme, perché magari compromette l'intervento fatto. Bene. Questa è una delle cose più classiche che accadono negli ospedali.
Prima si vedono ancora qualche telefilm, specialmente americano, venivano messe delle specie di sbarre accanto al letto. Peggio ancora, perché se questo non se lo ricorda e trova la sbarra, magari scavalca la sbarra, cade 30 centimetri più, da 30 centimetri più in su. Allora abbiamo sviluppato, abbiamo anche accanto al Centro Chirurgico Toscano una piccola società che si occupa appunto di tecnologie digitali, di software applicati alla sanità. Abbiamo sviluppato un oggetto che stiamo brevettando in questi giorni, che è semplicemente un cuscino piatto da mettere sotto il materasso, che quando questo cuscino avverte che si alleggerisce il peso, cioè che questa persona che ci sta sopra si tira su, fa suonare un allarme nella stanza degli infermieri. Ma questo non basta, perché la stanza degli infermieri è a distanza, anche se l'infermiere è un centometrista, comunque 10-20 secondi gli ci vogliono per arrivare alla stanza del paziente. Certo. Quindi quello ha il tempo di cadere. Questo oggetto che stiamo brevettando, contemporaneamente all'allarme nella stanza degli infermieri, fa accendere la luce nella stanza e emette una voce che in tono perentorio ordina al paziente: fermati, non ti muovere. In questo modo, noi speriamo, ma il primo utilizzo che ne stiamo facendo ce lo sta confermando, che questa persona rimanga disorientata per quel tempo che basta, che è sufficiente per far arrivare l'infermiere nella stanza prima che questo paziente si sia alzato da letto, e quindi quello non cadrà più. Interessantissima questa cosa, anzi la prossima volta che torna ce ne porti uno a far vedere, perché siamo veramente molto, molto curiosi. Lo stiamo, questo poi... Ora forse esagero un pochino, però è un oggetto nuovo, non l'abbiamo trovato nel mercato, altrimenti l'avremmo comprato. Siccome non esiste, stiamo cercando di brevettarlo, lo stiamo sviluppando, il prototipo l'abbiamo costruito, non noi che facciamo interventi chirurgici, comunque un'azienda collegata a noi. Se dovesse risultare, le premesse dovessero essere confermate, probabilmente questo è un oggetto che si riuscirà a vendere in mezzo mondo. Certo, siccome viene fatto qua, saremo orgogliosi di dare una mano a questa città. Assolutamente. Questo però è soltanto l'ultimo delle innovazioni tecnologiche. Sì, ce ne sono altre. Ha cominciato da qualche anno, dottore, lei, a lavorare su questo. Sì, da quando la vecchia casa di cura Poggio del Sole si è in gran parte trasferita al Centro Chirurgico Toscano, quindi 6 o 7 anni fa. La prima cosa che ci venne in mente, ma non era una novità, in tante parti del mondo già c'era, è di avere una cartella clinica elettronica e non cartacea. La cartella clinica non è nient'altro che il diario, il riassunto di quello che accade a una persona che si ricovera in ospedale dal momento in cui entra al momento in cui viene dimesso. Tutto deve essere raccolto lì dentro. Normalmente, ancora in Italia, nella maggior parte degli ospedali le cartelle sono cartacee, ma le cartelle di carta hanno vari difetti, due su tutti. La calligrafia dei medici spesso è illeggibile o si presta a essere mal interpretata. Quindi sbagliare l'infermiere che deve somministrare un farmaco, sbaglia uno con l'altro in perfetta buona fede perché il dottore scrive da dottore, insomma, è un problema non piccolo. Oppure, anche questa è una piccola cosa non bella, piccola cattiveria che però siamo esseri umani, potrebbe capitare. Il dottore ha scritto una cosa che si è rivelata non buona. Siccome è un pezzo di carta, basta buttare via quel pezzo di carta, mettercene un altro dopo che la cosa non buona è accaduta, sostituendo quella non buona con quella buona. Di queste vicende purtroppo sono piene le cronache. In questo modo la colpa non è più del dottore ma è di qualcun altro. Ma non è tanto per coprire il cattivo di chi è la colpa, è che in questo modo chi scrive nella cartella ha un pochino meno di responsabilizzazione. Certo. Se invece la cartella è elettronica, da noi oramai sono 3 anni che è completamente elettronica, tu entri per poter scrivere una cartella elettronica o con la impronta digitale del medico oppure con la sua password, comunque è certo chi è che scrive. Una volta che ha scritto, come in tutte le domande del computer, il computer chiede: sei sicuro di quello che hai scritto? Se il dottore conferma, a quel punto è non più cancellabile. Questo non è tanto perché è scritto stampatello si legge meglio, ma perché il dottore, l'infermiere, tutti gli operatori della sanità che lavorano nel reparto sono obbligatoriamente consapevoli che quello che fanno rimarrà
e non sarà in nessunissima maniera possibile modificarlo. Una responsabilizzazione seria. È una responsabilizzazione in più. Per carità, è una goccia nel mare, ma goccia dopo goccia si riempie un secchio. E quindi l'utilizzo dell'impronta digitale, per esempio, è un'altra cosa della quale, permettetemi, un pochino orgogliosi siamo. Quando un paziente arriva da noi, che si ricovera, lascia la sua impronta digitale, che ovviamente sarà cancellata poi quando viene dimesso, e poi viene riconosciuto con l'impronta digitale, cioè quando va in sala operatoria, per esempio, all'ingresso del blocco operatorio c'è un rilevatore di impronta digitale, il paziente ci mette il suo dito, poi si apre la pagina elettronica del registro operatorio. Poi, quando entra in sala operatoria, c'è un altro rilevatore di impronta digitale davanti a ogni sala, rimette il proprio dito dentro quella sala operatoria, comparirà il nome, cognome, data di nascita, numero di cartella clinica e allergie del proprietario di quel dito. Direte voi, a che serve? Beh, insomma, in una mattinata normale da noi si operano 25-30 persone, magari 5 persone si operano alla spalla. Su quante sale, dottore? Su 8 al centro chirurgico, 2 a Poggio del Sole, su 10. Si parla di un lavoro imponente. Sì, ma grazie dell'imponente, ma al di là dell'imponente è che, insomma, è umano che sbagliamo Mario Rossi con Francesco Bianchi. Non è bello, è una tragedia, ma comunque può capitare. Se però Mario Rossi mette la sua impronta digitale e non potrà comparire Francesco Bianchi all'interno, certo, della sala operatoria, e si diminuisce la possibilità di sbagliare e così via. Allora, noi ci fermiamo perché sono volati i primi 12 minuti, dobbiamo ancora parlare di un sacco di cose, ci vediamo fra pochissimo sempre qui su Linea Diretta.